Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nostro nuovo video. Oggi video abbastanza anche questo semplice perché le cose complicate ormai le abbiamo già fatte, quindi siamo nello spazio al centro di Genesis 2. Che cosa andiamo a fare? Allora, vedete bene questo bioma, perché questo è il bioma che vi interessa. Ce n'è uno simile che è da tipo solo zolfo, ma a noi serve questo. Dovrete cercare delle pietre, eccole, queste qua. Non quella a sinistra, non quella a destra. Perché vi spiego. Queste pietre qua in mezzo, questa vabbè, questa qui fa metallo, però adesso vi faccio vedere tutto. Allora, partiamo da questa qua, boh, non lo so, sì, partiamo da questa, dai. Allora, questa qui vi dà, vedete, metallo, selce e pietra. Questa qua a destra vi dà pietra e zolfo. Quella che cerchiamo noi, da titolo del video, è questa, perché vi dà il mutagel. Cercatele, sono sparse in mezzo a tutti questi pietrini qua, biomi, eccetera. Quindi adesso abbiamo un muta, ce possiamo andare a tamare gli strider. Gli strider sono appena fuori. Allora, adesso qua ne abbiamo trovati un paio tutti assieme. E volevo farvi vedere una roba prima di iniziare il taming, che anche questo è un taming molto semplice. Cioè, c'è un 40, un 50 e un 70 laggiù. Allora, quando giocherete su sta benedetta mappa, vedete, vi avvicinate, dice e usa mutagel, dovete tenere nel tasto 0. Mi avvicino al, questo non mi ricordo più che livello è, comunque mi avvicino a questo e usa mutagel, eccolo lì. Dopodiché mi avvicino al 70, che è livello alto, e mi dice, ah, ecco qua, allora, mi dice, usa mutagel in last slot to tame sto minchia di coso. Però in fondo, se guardate, c'è scritto, allora mi fermo un attimo qua. Require mutagel 15, 119 su 15, me ne basta 15, però ho bisogno delle 23 missioni. Quindi cosa vuol dire? Che in Genesis 2, come in Genesis 1, eccetera, insomma, se non fate le missioni, le cose juicy, le cose succose, non le potete avere. Quindi la cosa che vi dico è fate le missioni mano a mano, tanto sono ottime le missioni, vi danno gli hexagon point, vi danno oggetti, vi danno BP, quindi sono ottime le missioni, sono molto semplici, in determinati casi molto semplici, ovvio che se le fate alfa avete bisogno di una trap di aiuto. Detto questo, vi avvicinate, pigiate e pare questo affinity, adesso se mi fa salire sto benedetto, ma attenzione alla boscaglia che devi mettere, ma fermati, fermo. E ti dice target forward left shoulder, vuol dire che devi targettare la spalla sinistra per iniziare il lacking. Non vi preoccupate se non sapete l'inglese, perché magari vi dice foot, right foot, front stoop, eccetera. Però vedete che c'è questo luminino, pitin, pitin, pitin. Vi avvicinate a quel luminino e pigiate il beam tracking, quindi lacking. Parte questo mini gioco dove scendono, salgono queste specie di genetiche. Voi col left click, quindi col click sinistro del mouse, dovete centrare sulla riga in mezzo le parti che vedete, diciamo, colorate in verde. Pum, fatto. Di solito sono le righe cambiano, il minigioco cambia, cambia, aspetta, il minigioco cambia di dimensione, ma alla fine sono sempre tre click. Quindi il taming è non rapido, rapidissimo, è la preparazione, perché dovete avere, se volete uno strider alto, dovete fare le missioni e dovete avere il mutagel. Mutagel vi ho fatto vedere dove si trova, lo potreste anche avere utilizzando il mutagen che si trova nella cave di Rockwell e grindandolo dal grinder. Altrimenti, appunto, quello è il sistema, andatelo, prendete la link, secondo me è la cosa migliore. Adesso vi faccio vedere ancora una volta questo qua, quindi prima e usa mutagel, clicchi con E, e qua vi dice ad esempio, dov'è? Forward right foot, ok? Piede, fronte sinistro. Vedi, però non c'è bisogno che sapete l'inglese, perché, vedi, pum pum. E vai qua, ah, ecco, vedi? Proprio quello che dicevo prima. È più largo, però alla fine è sempre un click. Due click e terzo click e avete il vostro strider, quindi dico molto 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 easy. Ricordatevi le missioni, perché ad esempio vedi c'è anche questo qui, questo è un 70 ed è quello di prima, qua richiede 22 20, 23 missioni e poi alla fine dovrebbe esserci ancora l'altro. Comunque di base ragazzi, facile tame, molto semplice. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale, condividere il video, lasciateci un like, venite a trovare su Discord e non perdete la live di questa settimana. Grazie a tutti e buon tame, buon strider. Alla prossima, belli biondi.